com'era. E poi c'è da dire una cosa molto francamente: il governo, non appena insediato, ha fatto propria, ha preso questo impegno come proprio e ha cercato di coinvolgere tutte le forze politiche. Qualcuna c'è stata da subito, qualcuna con qualche rilievo. E con più difficoltà, qualcuno come il Movimento 5 Stelle ha detto: no, noi al tavolo con voi proprio non ci stiamo a priori. Cioè, voi secondo noi siete non legittimati dal nostro sistema presunto di valore e di integrità, e quindi noi con voi non ci mettiamo neanche a sedere. E poi pretendere poi di fare un percorso partecipativo quando non si è nemmeno voluti stare a un tavolo in cui discutere politicamente, non solo tecnicamente, una riforma diventa complesso quando si arriva vicino alla parola fine. Perché questa, diciamo così, questo astrarsi anche dalla discussione, come dice Baldi? L'astrarsi dalle discussioni in realtà è più favoleggiato che altro. Il nostro approccio, che dal nostro punto di vista è stato per lo più tecnico, quindi nel merito delle riforme, c'è stato, è stato incisivo e abbiamo cercato di esprimerlo in tutti i modi possibili, compreso dal punto di vista mediatico, per renderne partecipi i cittadini. Il punto però è un altro. Stiamo parlando di riforme costituzionali con un governo non eletto, che proviene da una mescolanza di nuovo centrodestra, o quello che resta della destra, e il PD. Non si Che hanno legge però il trovato degli governo, accordi. questa è una cosa che viene spesso detta, però se si analizzano i È un principi governo, costituzionali, il governo non si legge, insomma, si Berlusconi, legge il che possa Parlamento. piacere o no, è stato veramente l'ultimo premier eletto. Quando ci sarà un Ma non si premier legge eletto? il Premier in questo senso, cioè Siamo non d'accordo, siamo noi una stiamo Repubblica parlando parlamentare, del. siamo una Repubblica parlamentare. Sì, stiamo parlando però adesso delle persone con le quali stiamo discutendo queste riforme, che a nostro avviso, quindi l'approccio politico è questo, l'approccio di vista tecnico alle riforme naturalmente va molto più nel merito e non abbiamo mancato di presentare quelle che sono le nostre aspettative e quelle che sono le nostre proposte di riforma. Alcune ci possono averci convinto, per esempio sul riguardo l'abolizione delle province, noi siamo d'accordo. L'abolizione delle province, come sta avvenendo strutturata adesso, sta seguendo un iter veramente molto problematico che ad esempio incide molto sui dipendenti delle province. Quindi questa riforma ad esempio poteva essere fatta in modalità diverse, c'erano stati dei suggerimenti, non sono stati recepiti. Questa responsabilità di non recepire dei suggerimenti chiaramente va al governo, questo è inevitabile.